slancio del discorso di Giuseppe Di Vittorio al secondo congresso della cultura popolare, Bologna, 11 gennaio 1953. Io non sono, non ho mai preteso, né pretendo di essere un uomo rappresentativo della cultura, però sono rappresentativo di qualche cosa. Io credo di essere rappresentativo di quegli strati profondi delle masse popolari più umili e più povere che aspirano alla cultura, che si sforzano di studiare e cercano di raggiungere quel grado del sapere che permetta loro non solo di assicurare la propria elevazione come persone singole, di sviluppare la propria personalità, ma di conquistarsi quella condizione che conferisce alle masse popolari un senso più elevato della propria funzione sociale, della propria dignità nazionale e umana. La cultura non soltanto libera queste masse dai pregiudizi che derivano dall'ignoranza, dai limiti che questa pone all'orizzonte degli uomini. La cultura è anche uno strumento per andare avanti e fare andare avanti, progredire e innalzare tutta la società nazionale. Io sono, in un certo senso, un evaso da quel mondo dove ancora imperano in larga misura l'ignoranza, la superstizione, i pregiudizi, gli apriorismi dogmatici che derivano da questa ignoranza. Io lo conosco quel mondo profondamente, ci sono vissuto e so quanto siano grandi gli sforzi che occorrono per tentarne di uscire. Ma in quel mondo, dietro quel muro, vi sono ancora milioni di italiani, milioni di fratelli nostri. Tutte le iniziative, tutte le forme di organizzazione, tutti i tentativi debbono essere fatti per accorrere in aiuto di questi nostri fratelli, per aiutarli a liberarsi da questa ignoranza, perché anch'essi possano provare a sentire le gioie e i tormenti dell'accesso al sapere. Dobbiamo andare fra quelle masse di nostri fratelli, chiamarle, stimolarle alla vita nuova, al sapere, al conoscere, a vedere alto e lontano. Dobbiamo andare come un trattore potente su un terreno incolto da secoli per fecondarlo e trarlo a cultura, a vita, a bene della società. Sono passati quasi 70 anni da quel discorso, eppure quei concetti restano ancora drammaticamente attuali e vivi. Chi non possiede la conoscenza resta sempre un passo indietro e viene messo ai margini. Ieri chi non sapeva leggere e scrivere, oggi chi non riesce a padroneggiare le nuove tecnologie. Scorre il tempo, ma chi non sa, come allora, diventa un nuovo schiavo. Oggi come ieri si muore sfruttati, anche lavorando sotto il sole sui campi o nelle fabbriche, dove i nuovi schiavi hanno sempre meno diritti e meno tutele. Possiamo voltarci indietro, certo, ma la scuola del popolo della CGIL non lo fa.